perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Buongiorno gentaglia! 15.000 iscritti, se ci penso in questo momento sarò monotono in quello che dico, ma non avrei mai pensato di raggiungere 15.000 iscritti considerando le basi da cui sono partito, cioè il nulla praticamente. Non avevo fondamenta quando sono arrivato su YouTube e essere qui davanti a una facecam per festeggiare i 15.000 iscritti, per quanto non sia un traguardo così importante come quello di altri YouTuber, mi fa un pochino strano. Allora, i fan più navigati di voi sicuramente già l'avranno notato e già mi staranno bestemmiando dietro, perché sì, questo speciale non è altro che un remake dello speciale che feci per i 5.000 iscritti il 10 settembre 2016. E cazzo, mi ricordo ancora la data in cui ho raggiunto quei cazzo di iscritti. Comunque ovviamente le curiosità di cui andrò a parlare sono altre, sono diverse, quindi non sarà ovviamente lo stesso video, anche perché non avrebbe senso, mannaggia. In ogni caso vi lascio nelle schede il video riguardo ai 5.000 iscritti, nel caso in cui vogliate sapere altre curiosità riguardo a me, perché sì, non l'ho ancora detto, ma il titolo mi sembra abbastanza eloquente. Sarà un video dedicato a 15 curiosità che ancora non sapete su di me. E siccome non dobbiamo perdere le tradizioni, non ho fatto un copione, e quindi la prima curiosità, nonché le altre 14, le devo pensare. Diciamo che io, rispetto al 10 settembre 2016, ossia rispetto a quando ho fatto il video riguardo ai 5.000 iscritti, sono cambiato tantissimo. Non so se questo si è mai notato su YouTube, ma io come persona sono davvero diventato diverso. Ovviamente non in senso negativo, ma in senso positivo. Sono diventato molto più sensibile. Lo sapete, dell'acne, però quello è ovviamente a parte, non c'entra molto. Ma come personalità sono diventato molto diverso, sono diventato più aperto, più riflessivo, sono diventato probabilmente più sviluppato a livello intellettivo. E per fortuna che questa cosa con me succede, perché con della gente non succede ed è grave. Però sì, in generale sono cambiato molto in positivo, e questa cosa è dovuta a varie esperienze che ho vissuto nel corso del primo 2017. C'è sto cane di merda che urla dalla mattina alla sera. Io non posso andare avanti così. Non posso fare i video con le scimmie. Non posso fare video né con le scimmie né con i pantaloni. Via, per di ball. La seconda curiosità è comunque molto connessa alla prima. Difatti, una delle cose che mi ha permesso, fra tante virgolette, di sviluppare una certa intelligenza, in quella che ritengo ovviamente essere una certa intelligenza, perché dobbiamo essere modesti altrimenti ti insultano, in ogni caso ragazzi, è l'appassionamento, o la passione, non so se si dice appassionamento, vabbè, in ogni caso la passione sviluppata per la filosofia. Sì, vi sembrerà strano, vi sembrerà una cosa da pazzi, e sì, la curiosità in realtà è che all'università, ossia al prossimo anno, quindi devo fare la maturità, andrò a fare filosofia, dove probabilmente a Bologna, anche se devo vedere, è un mio progetto, e comunque dal prossimo anno andrò a vivere da solo, il che vuol dire potenzialmente due cose. Una, sono più in pace e faccio più video. Due, ho meno tempo di fare i video. Il risultato è che probabilmente non cambierà un cazzo. Questa più che una curiosità è una cazzata che ho fatto. Allora, dovete sapere che il primo autografo l'ho fatto a Lucca Comics del 2016. Ora, tra l'altro l'avevo fatto a Martina, che saluto perché ci sentiamo abbastanza spesso. Sì, ho questo rapporto bello con i fan, mi piace parlare con i fan. Sta di fatto che ormai non è più praticamente fan, è quasi un'amica. E il primo autografo che ho fatto, ho scritto male il mio nome, che io avevo scritto letteralmente crepi. Sempre a proposito del mio rapporto abbastanza amichevole con i fan, io cerco sempre di evitare il rapporto iscritto youtuber, se possibile cerco sempre di mantenere varie conversazioni, poi siete in 300, non ci riesco sempre. Per l'appunto, collegata a questa cosa, è la curiosità, diciamo, che ho una ragazza che mi ha conosciuto tramite YouTube, e in particolare tramite lo speciale 5.000 iscritti. Curiosa la vita, vero? In realtà lei ha conosciuto me tramite YouTube e poi ci siamo sentiti su Telegram per varie motivazioni, che rappresentano la quinta curiosità. Senza andare troppo nel dettaglio, in un certo senso, la mia ragazza l'ho conosciuta grazie a uno YouTuber che mi ha dissato. Che mi ha dissato e con il quale ho litigato. Ma questa storia non la racconterò per vari motivi. Forse una roba del genere l'avevo detta anche nello scorso speciale, ma ci tengo a dirla perché è molto più marcata.
in quest'ultimo anno in particolare ho sviluppato un grandissimo interesse per la musica. Musica di ogni genere, che è partita dal rock al punk fino ad arrivare ai Megadeth, al thrash metal, passando per il melodic deathcore e andando a toccare anche un po' di rap, che è un genere al quale mi sto avvicinando ultimamente, come potete notare dai tumori che carico ogni tanto sul canale, tipo questo video. È successo molto recentemente che tutti i miei compagni di classe, io faccio la quinta superiore, siano venuti a conoscenza del mio canale, in particolare del mio profilo Instagram ufficiale. Non so come ciò sia possibile, ma questo è un altro discorso. La cosa imbarazzante di tutto ciò è che ci sono certe persone che in mezzo all'aula durante la lezione mi urlano robe del tipo: ma che cazzo stai facendo su Instagram? Ma cos'è sta divino scap? E allora tu no, attacchi durante l'ora di filosofia che vorresti seguire a spiegare: guarda, sul canale ho creato una sorta di culto ironico. Ma cazzo, ma state zitti! C'è un mito da sfatare in questo video. C'è un mito particolare. Ed è il fatto che io nei video utilizzo spesso come metafora di imprecazione il cammello. Perché, signori miei, qua sopra, quando io alzo la testa, la prima cosa che vedo è questa cosa! E qua sopra, io prenderei la facecam e ve lo farei vedere. Questa è la prima cosa che vedo quando alzo gli occhi. Cioè, voi ditemi, cazzo, voi ditemi! La nona curiosità, ragazzi, è un tormento che ho vissuto presso le scuole medie, cioè nel periodo riguardante le scuole medie, e che penso che sia successo comunque ad alcuni di voi. Si tratta, ragazzi, della piaga dell'apparecchio. Ma non un apparecchio qualunque, bensì, ragazzi, il baffo. Ora, io non so se riuscirò a mettervi in video l'immagine del baffo. Comunque è una sorta di museruola che ti si appende alle orecchie e poi ti scende per cercare di allineare i denti, e puntualmente ha fallito. Sono tornati come erano prima, cioè una merda. Vai così. Penso di non averla mai effettivamente specificata questa cosa riguardo a me, o forse in qualche live, non lo so. Sta di fatto che io di base, ragazzi, sono una persona parecchio timida. E per parecchio timida intendo parecchio timida. Se questo alle medie è stato una sorta di handicap perché mi ha permesso di, o meglio non mi ha permesso di socializzare molto con altri ragazzi, alle scuole superiori, in particolare nell'ultimo periodo della mia vita, è stato in realtà molto utile, perché uscendo comunque un pochino dalla mia timidezza e facendo della mia maldestria una sorta di vanto e di ironia piuttosto che una situazione di scherno o comunque di sofferenza, sono riuscito a farmi delle amicizie molto più durature rispetto a quelle medie e sicuramente molto più vere. Tra l'altro, eliminando anche alcune mie amicizie su YouTube che di certo erano parecchio insane. E sono più di una, la cosa grave è questa. Quindi non fidatevi mai degli youtuber, non fatelo. Questa è una curiosità che riguarda il mio canale. Finalmente, direte voi. Allora, io di base la partnership, che per chi non lo sapesse è quello che sostanzialmente ti permette di guadagnare con YouTube, ce l'ho da circa 3 anni, più o meno all'incirca, giù di lì. Ma praticamente l'ho attivato, ho attivato la possibilità di guadagnare quest'estate? Questo per 2 motivi principalmente. Il primo è che non avevo sbatti, cioè sarò veramente sincero, e non prendevo praticamente soldi, quindi era abbastanza inutile come cosa. Il secondo è che di fatto un giorno la mia vecchia partner ha deciso di cacciarmi perché mi ha mandato del razzista. Ha detto che i miei contenuti erano stati segnalati come razzismo. E poi mi fanno anche: ripulisci il tuo canale e puoi tornare con noi. Ecco, questa è una cosa che fraintendono in molti. Io praticamente non parlo con nessuno degli youtuber big, ragazzi. Cioè, io gli youtuber con cui parlo sono di base Luke, Fabio, Joe e Tia, perché ci sentiamo ancora nonostante sia andato a fare le sue cancrate. Un bacione, Tia. E poi, vabbè, Ambi, poi c'è Mr. Electric, Iveltal, ma sono finiti lì. Io, è inutile che mi chiedete di fare le collaborazioni con Federic, Lars, non li sento molto. Cioè, magari ci ho parlato qualche volta, ma veramente di raro. Questa è una cosa che fraintendono tutti. Non so perché pensate che io abbia rapporti con... Li conosco, però... Questa cosa che vi sto per dire probabilmente potrebbe scandalizzare alcuni di voi. Ma io, ragazzi, se adesso dovessi aprire un canale YouTube, non lo aprirei su Pokémon.
Non lo aprirei su Pokémon perché probabilmente se io non avessi avuto un canale YouTube, la mia passione per Pokémon sarebbe lentamente scemata. Mentre invece tramite Creepy o comunque Creepy Stories, tra l'altro cazzo, quando ho fatto il video di 5.000 iscritti mi chiamavo ancora Creepy Stories. Ma a parte sta stronzata, senza questo canale la mia passione Pokémon probabilmente sarebbe scomparsa. E non lo so, avrei aperto probabilmente un canale riguardo alla scrittura. Sta di fatto che ovviamente non mi pento assolutamente di quello che ho fatto e anzi, meno male perché mi ha fatto rimanere comunque viva una passione veramente fondamentale e centrale della mia vita, quindi sicuramente posso solo ringraziare il fatto di aver aperto il canale YouTube. Di certo non cambierei mai le mie scelte, questo è poco ma sicuro. Questa curiosità Luke la sa molto bene, perché ragazzi dovete sapere che il mio primo let's play sul canale è stata una cosa come saranno stati 3 anni e mezzo fa, ed è stata la Wonderlock a Pokémon Y, ragazzi. Ma questa Wonderlock a Pokémon Y aveva una particolarità molto interessante, oltre al fatto che la registravo con l'iPad come tutti i video di quell'epoca. Infatti avevo scelto per la pubblicazione un orario sicuramente proficuo e nel quale tutti sicuramente avrebbero potuto godere del video al momento dell'uscita, le 3 di notte. Allora, immagino sappiate che per registrare i giochi del 3DS serve un dispositivo chiamato Game Capture, che si... o 3DS Capture, già non mi ricordo più il nome. Sta di fatto che si installa questo dispositivo sul DS che ti permette di registrare. Il problema cos'è? Che il DS lo devi spedire. E io l'avevo fatto, l'ho spedito in Giappone. Non è mai tornato. C'è un po' di gente che mi sfotte per questa cosa, ma fanno anche bene secondo me. Ragazzi, questo video è finito, sì, lo so, io non ho originalità per gli speciali, lo so che è un remake dell'anno scorso, non me ne vogliate, non ho originalità, fatevi andare bene il creepy originale nei video non speciali. In ogni caso, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Io vi ringrazio per i 15.000 iscritti, ma solo se premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E ragazzi, niente, davvero grazie per questo incredibile traguardo. Spero per il prossimo anno, mi piacerebbe davvero tantissimo arrivare a 30.000 iscritti. So che sarà molto difficile, non ci conto nemmeno tanto, però non si sa mai. E niente ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.